Dove sono questa volta? Vi porterò a scoprire una delle isole più belle delle Hawaii, più precisamente l'enorme e grandissima Big Island. Big Island, letteralmente la grande isola, è la maggiore delle isole dell'arcipelago delle Hawaii. La sua particolarità è la conformazione geografica. L'isola infatti è formata da 5 vulcani che hanno creato un paesaggio particolare e molto variegato. C'è lava praticamente ovunque, ma non solo. Spiagge bianche, spiagge nere o addirittura verdi, come questa, grazie alla olivina, un minerale di origine magmatica che dona questa particolare colorazione olivastra. Pensate che di spiagge così ne esistono solamente 4 al mondo. Anche la vegetazione non manca di stupire. A volte assente, a volte invece rigogliosissima, con paesaggi che spaziano dalle classiche cartoline tropicali da una parte, a paesaggi aridi e desolati dall'altra. Sull'isola ci sono infatti ben 8 zone climatiche differenti. E la responsabilità è anche dei 2 vulcani principali. Iniziamo con il primo, il Mauna Kea. È il vulcano, anzi la montagna più alta del mondo, se misurata dal fondo dell'oceano, oltre 10.000 metri. La sommità, a oltre 4.200 metri, è uno dei luoghi migliori al mondo per l'osservazione astronomica, grazie alla quasi assenza di inquinamento, luci e umidità. La sensazione è quella di atterrare improvvisamente su Marte. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sulla punta del vulcano! È fighissimo! Ci sono praticamente tutte queste antenne da una parte e dall'altra parte ci sono tutti gli osservatori, perché questo è uno dei posti migliori al mondo per vedere le stelle. E all'interno di queste specie di bolle fanno anche dei test con gli astronauti, li tengono qui per anche settimane per testare com'è vivere praticamente sullo spazio. Questo posto è magico, non ho mai visto un posto del genere. Wow! Il vulcano è considerato dormiente, visto che la ultima eruzione risale a oltre 4.000 anni fa. Ma c'è poco da star tranquilli. Sull'isola c'è un altro vulcano, il Mauna Loa, che al contrario è uno dei vulcani più attivi del mondo. E praticamente da queste spaccature in mezzo alla roccia, di tanto in tanto, esce anche questo vapore, dove sembra in qualche modo che la Terra cominci a comunicare con noi in qualche modo. Comunque questa giungla è super fitta, poi inizia il vulcano e non c'è più nulla. Oh, guarda di là! L'attività lavica aveva cessato negli ultimi anni, per poi riprendere improvvisamente a dicembre del 2020. Manco a dirlo, ne ho approfittato subito. Sono arrivato nel cratere principale, dove la lava continua a fluire incessante. Allora, lì dietro vedete c'è anche il colore del tramonto, con tutto il fumo del vulcano che sale, c'è il vulcano e c'è, anzi, il cratere del vulcano pieno di lava. Purtroppo da qui non si vede la lava, ma si vede solamente un po' di fumo che continua a salire, che poi con i colori del tramonto diventa tutto quanto bello arancione. Stiamo aspettando la notte, perché a quanto pare di notte si dovrebbe vedere un po' il bagliore della lava. Non so se lo vedete, ma praticamente lì sta cominciando chiaramente a illuminarsi un po' la volta. La luce della lava si riflette sul fumo. Purtroppo i video non rendono molto bene al buio, ma queste sono le foto che ho scattato quando è scesa la notte, con questa luce rossa incredibile. L'isola non smette di stupire con luoghi bellissimi. Uno dei miei preferiti è sicuramente la foresta Kohala, con le sue coste a strapiombo su un mare decisamente minaccioso. E ve lo dico, se proprio voleste fare un bagno in ogni caso, occhio agli squali. L'isola inoltre è una delle mete preferite delle amiche tartarughe, che si possono trovare molto spesso, anche vicinissime, quando si sta semplicemente facendo un bagno in mare. E cosa dire dei delfini? Poco più di un anno fa ero proprio su questa spiaggia e avevo trovato un gruppo enorme di questi bellissimi animali, mentre nuotavano in totale libertà.
un'emozione unica. Ma questa volta un altro piccolo amico si è avvicinato. Questo tenerissimo geco, dai colori così brillanti da sembrare finto. Pensate che ha iniziato ad osservarmi incuriosito, avvicinandosi sempre di più, fino addirittura a voler salire sulla mia gamba. Mi ha fatto molto sorridere e mi ha fatto credere che in qualche modo la natura volesse venire a salutarmi. L'isola alla fine mette d'accordo proprio tutti. Che siano i classici turisti alla ricerca di comodità e relax, o escursionisti a caccia di passeggiate nella natura, amanti del surf e del cavalcare le onde con qualsiasi mezzo. Che dire, una grande isola in tutti i sensi.